Ciao e bentornati sul mio canale YouTube My3D Apple. Oggi vi farò vedere come applicare una forza del vento su un oggetto che non ha un sistema particellare come quelli che vi avevo fatto vedere nelle volte scorse, non ha un'emissione, ma ad un oggetto, in questo caso ad un cubo, a cui è stato applicato un soft body. Quindi se io in object mode seleziono il cubo, poi entro cliccando su questo simbolo che è quello di Physics Properties, vado ad assegnare un soft body al mio cubo. Facciamo 0,2 di frizione e magari di mezzo chilo. Ok. Adesso se io premo barra spaziatrice oppure il play, notiamo che è come quasi sospeso, insomma, ha una specie di oscillazione sull'asse della Z, come se stesse galleggiando verso l'alto. Vi faccio vedere una cosa: normalmente le simulazioni di questo tipo con i sistemi particellari finiscono al keyframe 250. Se io vado ad inserire 300 nel keyframe, noterò una cosa: che al 250 in poi l'animazione si ferma. Vedete, come se, e non c'è modo all'inizio, sembra che non ci sia modo di modificare questa impostazione. Invece noi, cliccando sotto Cache, nelle proprietà fisiche del cubo, possiamo andare a regolare Simulation Start al keyframe numero 1, and qui dovremmo andare a dirgli a 300, al keyframe che vogliamo. Se non attiviamo questa particolarità, dobbiamo ricordarci che le simulazioni fisiche finiscono di default a 250 keyframe. Vedete adesso a video che la barra sotto arancione si protrae fino a 300 keyframe. Bene, detto questo, una cosa interessante, torno indietro un attimo, stoppo l'animazione, torno al keyframe numero 1, premo 1 e mi porto in vista frontale e vado ad inserire una forza del vento. Ripeto, fino ad oggi l'abbiamo vista con un sistema particellare, cioè un piano che emetteva delle particelle. Ora cosa farò? RY90. Farò in modo che punti direttamente verso il mio cubo. Andrò nelle proprietà fisiche del vento andando ad attivare la sua forza, quindi lo strength. Vedete che ora il cubo rimane lì fermo dov'è con la sua breve oscillazione. Vado ad aumentare lo strength della forza. Eccolo qua. Vedete che la forza del vento aumenta. Ora facciamo e creiamo una vera animazione. Riporto ad 1 la mia forza. In questo caso clicco, tenendo cliccato sul cubo in Object Mode, premo I e fisso la location per dargli il primo keyframe. Cosa vuol dire? Che al keyframe numero 1 io sarò ferma in questa posizione. E stessa cosa, vado ad animare il vento. Cliccando su questo tastino qua a destra comparirà un rombo e io fisso a 1000 praticamente la forza iniziale. Ora mi sposto al keyframe numero 300 e vado ad aumentare la forza a 59.600. La voglio bella potente. I seed non li vado a toccare, wind factor a 1 mi va bene, così via. Ora torniamo indietro, vediamo com'è l'animazione. Vedete che mi sposta il cubo. Non ha una velocità come quella che avrei voluto io, ok? Si sposta piano piano, perché io vorrei che si spostasse di più. Ci sono delle proprietà nel cubo che dobbiamo andare a modificare. Ad esempio, possiamo andare a diminuire la massa per fare in modo che sia più leggero. E vado ad aumentare la frizione dell'oggetto per dargli una sua velocità. Adesso abbiamo un'animazione in cui con la forza del vento andremo a spostare il nostro oggetto dalla posizione iniziale
fino ad una posizione che avrà calcolato Blender. Andiamo ad aumentare la frizione. Sarà più veloce anche. Se poi aumentando la frizione ed aumentando la velocità avremo un'animazione più veloce. Ricordate che per far andare più o meno velocemente il cubo, i setting che dovrete ricordarvi di modificare sono innanzitutto la sua massa. Più è leggero, più avrà una certa velocità. Andare ad aumentare la frizione e andare ad aumentare lo speed, la sua velocità. Animando con i location il primo keyframe e andando ad animare anche la forza, cliccando sul rombo qua a fianco. Abbiamo creato in questo modo un'animazione di un cubo che viene spostato dalla forza del vento sulle assi X, andando a modificare la sua massa, la sua frizione e la sua velocità. Ripeto, se vi è piaciuto e l'avete trovato utile, mettete un like. Se è la prima volta che vedete video di My3D Apple, iscrivetevi al mio canale YouTube attivando le notifiche in alto a destra. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!